è andato in base alla 241. Vabbè, è chiaro, l'articolo 2 è chiarissimo. È chiarissimo l'articolo 2, certo. L'articolo 2 è la sovranità dei cittadini e quant'altro. E la denuncia che abbiamo fatto noi, né più né meno, basata sulla stessa argomentazione che abbiamo fatto noi. 42-47, vedi che c'è. Allora, chiariamo per i nostri amici molto bene anche questa faccenda qua. Stai lì, non capito. Questa faccenda è stata affrontata brillantemente dall'avvocato Maurizio Cerchiara, esperto di diritto comunitario e avvocato di Assoconsumatori, di cui io sono attualmente il presidente. Allora, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto ciò che ovviamente anche come Alba Mediterranea avevamo già preso in considerazione, anticipato e preso in considerazione come appunto denuncia da farsi presso la Procura della Repubblica di Roma, che è una delle più importanti, anche se molti la chiamano il porto delle nebbie. Ricordiamocelo bene, ricordiamoci anche, lo diciamo ai nostri amici, che una denuncia, se è archiviata, non è detto che sia respinta. Se archiviata significa che la denuncia è stata fatta in relazione a una elusione di norme ben precise che sono citate nell'ambito della denuncia stessa. È inutile che entriamo nel merito della questione della denuncia, perché riguarda sempre questa fondamentale, sostanziale lesione dei diritti fondamentali del cittadino. Perché del primario, di quel diritto di possesso. È inutile che questi ci raccontano che noi abbiamo il diritto di sposare un frocio, che poi non è vero, non ci esiste per niente. Questi insistono su queste cose, matrimonio tra froci, matrimonio tra lesbiche. Tra l'altro poi, se c'era una persona che non era una lesbica, che era proprio quella che grandissima poetessa di Lesbo, che tutto era perché una lesbica. Ma queste sono questioni che riguardano loro signori, la grande noi che siamo. No, ma il bello è che è stata talmente traslata il suo concetto che è diventato saffico e safismo è il vizio perverso delle lesbiche. La lesbica è diventata una viziosa scopatrice. E invece Saffo era tutt'altro, era una ricercatrice, una donna colta. Era una poetessa che poetava l'amore. Sì. Poi l'hanno tradotta perché la cosa è la stessa. Tanto per la dire, travisazione storica. Esattamente a livello di Nerone, come Nerone. Esatto, di mistificazione. Quando hanno detto, tra l'altro per fortuna che un grande grecista proprio negli ultimi anni ha svelato le porcate di queste persone, il quale il grecista ha dichiarato che la traduzione che generalmente si fa di una certa parola greca per giustificare che i cosiddetti maestri, insegnanti, filosofi che insegnavano ai loro allievi erano poi in realtà dei preti pedofili, cosa che non è assolutamente vero. Erano peripatetici, è una cosa diversa. A parte quello, non entra nella questione, perché la frase, la parola si riferiva sia ai maschi che alle femmine. Certo. Quindi non è assolutamente vero, sono tutte balle su cui hanno costruito per secoli una pseudociviltà che ha portato al potere assoluto dei banchieri e degli usurai su un popolo beota, idiota, al quale è meritatamente, perché se non si sanno ribellare, peggio per loro, al quale portano via i soldi quanto e come vogliono. Forse oggi qualcosa che comincia a baluginare. Non ci credo. Baluginare. Non ci credo, il popolo italiano è un popolo beota, è un popolo che subisce, si lamenta, mugugna, ma in sostanza subisce. Torniamo a noi e ricordiamo ai nostri amici che questa denuncia, qualora loro la vogliessero replicare,
è a loro disposizione, basta che si rivolgano ai nostri siti, ai nostri blog. Alba Mediterranea, Alba Mediterranea, Accademia della Libertà. E Accademia della Libertà, troveranno tutto, troveranno una marea di video, troveranno anche queste cose che noi diciamo in questo momento. Anche i testi da scaricare e da redigere. L'ultima cosa che vogliamo dire, e perché è importante dal punto di vista informativo, è che da circa 30 anni buoni il grande economista politologo americano Lyndon LaRouche, di cui potete trovare tracce dove e come volete sulla rete, che tra l'altro non a caso è in esilio, perché se vai in America lo carcerano, lui che è stato più volte candidato alla presidenza per il Partito Democratico degli Stati Uniti, tanto per dire com'è la democrazia occidentale. Un po' come Ezra Pound, appunto, diciamo. Sì, molto meno, perché Ezra Pound l'hanno messo veramente in manicomio. 12 anni al manicomio criminale. E sono riusciti a salvarne la vita, gli amici, perché gli altri l'avrebbero fatto fuori con piacere. Grande documentatore dell'abuso. Un genio in senso lato. Certo. E ritorniamo a noi. Lyndon LaRouche ha sempre sostenuto la necessità di riapplicare la famosa norma che fu votata nel 1933 di separazione tra le banche d'affari e le dalle banche commerciali e finanziarie. Ricordiamo che questa norma, che è stata poi annullata nel dopoguerra, no, è stata annullata, diciamo, completamente, liberalizzata totalmente nel 98, quando presero il potere i neocons. Sì, d'accordo, però comunque già nel dopoguerra la Stiegel, la Glass-Steagall, sì, certo, era già stata sostanzialmente ignorata. Deriva tutto, queste speculazioni derivano tutte da questa situazione, per cui le banche derivano normali, da questa deriva. Sì, esatto. Per cui le banche normali, cioè le banche di raccolta di fondi e del risparmio, del denaro, non dovrebbero essere autorizzate a indurre i correntisti a fare degli investimenti campate per aria. Certo. Quindi ricordatevi, quando si parla di Glass Steagall o Steagall Glass, si tratta di questa fondamentale normativa che va ripristinata. Con questo ho detto tutto. Aug, 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 sì, ho parlato troppo.